La questione è di come si sta gestendo questo fenomeno. Fenomeno sicuramente grave, fenomeno importante, ma è un fenomeno che in questo momento purtroppo è gestito male. Gestito male perché? Perché non bisogna dimenticare che lo Stato, in questo caso, sì, il dovere dell'accoglienza a chi scappa da una guerra, ma anche il dovere di garantire la sicurezza e la tranquillità dei propri cittadini. Anzi, forse viene prima il dovere di garantire la sicurezza e la legalità ai propri cittadini. Ora sappiamo che già lo Stato italiano per natura ha delle difficoltà nella legalità, ma oltre a questo, diciamo, abbiamo questa situazione nella quale abbiamo migliaia di persone che arrivano e tante delle quali non sappiamo assolutamente chi siano, e ovviamente fra queste persone c'è qualcuno che ideologicamente pensa che siano tutte buone solo perché magari povere, solo perché arrivano dall'Africa, e non è così. Ci sono sicuramente delle bravissime persone, però ci sono tanti altri che invece possono essere persone che brave non sono. Io vorrei ricordare che quando nel 2007 si aprì l'Europa alla Romania, tantissimi rumeni arrivarono in Italia. Fra questi tantissimi rumeni, purtroppo, arrivarono anche tanti delinquenti, ma non è la Lega Nord a dirlo. Fu il ministro degli interni rumeno, il quale disse che il 40% dei ricercati che avevano in Romania si era spostato fra il 2007 e il 2008 in Italia. E perché in Italia? Perché c'è un'assenza di certezza della pena, cioè c'è la difficoltà di assicurare alla giustizia chi commette dei crimini. Ora, ovviamente, con la Romania il discorso fu molto più complesso e delicato, perché è difficile poi rimpatriare delle persone. In questo caso, invece, noi sappiamo che possiamo fare una distinzione fra chi effettivamente scappa da una guerra e chi invece è un immigrato clandestino che si può rimpatriare. L'ho detto anche ieri il Premier Renzi. E bisogna trovare i sistemi per fare in modo che vengano accelerate le procedure, si riconoscano effettivamente i profughi che vanno tutelati e i clandestini che vanno rimandati al loro paese. In questo caso, questa persona che sembra essere accusata dell'omicidio, probabilmente con dei complici, adesso insomma, esattamente, è un ivoriano, a Costa d'Avorio non c'è guerra, quindi in teoria è sarebbe un migrante economico, esattamente, e quindi come tale dobbiamo anche renderci conto che noi non possiamo pensare di poter accogliere e mantenere con lo status di rifugiati tutti i migranti economici. Io ho sentito ieri alcune dichiarazioni da parte anche di qualche personalità ecclesiastica che diceva che noi dovremmo accogliere chiunque scappa da una violenza, da una dittatura. Anche la Cina è una dittatura. Cosa vuol dire che dobbiamo garantire lo status di profugo a 1 miliardo di cinesi? Cioè, ci dobbiamo anche rendere conto che non si può oggettivamente riuscire a garantire lo status di profugo a un numero troppo elevato di persone. Quindi, insomma, bisogna tener conto anche di questa cosa, e soprattutto i migranti economici, e lì anche l'Europa può fare la sua parte, devono essere rimpatriati. Anzi, bisognerebbe cercare di impedire il fatto che partano.